Importante ritrovamento alla fortezza Medicea di Arezzo. Durante i lavori di risistemazione dell'edificio storico è stata portata alla luce una domus romana databile intorno ai primi decenni del primo secolo d.C. I nuovi reperti sono stati presentati questa mattina dal soprintendente regionale ai beni archeologici Andrea Pessina, che ha annunciato il proseguimento dei lavori grazie a un immediato finanziamento di 10.000 euro per stabilire con esattezza di cosa si tratti. Non è escluso infatti che possa trattarsi di un edificio pubblico di dimensioni molto più grandi. La domus è stato ricordato e di grandissimo valore per la storia della città e si affianca ad altre scoperte come la chiesa di San Donato in Cremona, risalente all'anno 1000, rinvenuta a pochi metri dalla stessa domus, il cui restauro è in parte finanziato dal patron di Prada, Patrizio Bertelli. I resti sono venuti alla luce nell'area della fortezza Medicea durante l'intervento di restauro e ripristino che l'amministrazione comunale di Arezzo ha da tempo intrapreso. Si sta così, stiamo per presentare, un domani presenteremo a un pubblico esteso, secondo me assolutamente internazionale, un luogo unico, perché non capita di avere all'interno delle mura cinquecentesche di tutto, dalla una domus romana a una cripta medievale, a resti di fortificazioni trecentesche e quattrocentesche, alle stesse fortificazioni cinquecentesche, i danni subiti nel 1800, 2000 anni di storia che un domani potranno essere documentati e secondo me porteranno qui dal pubblico, dal turista per caso allo studioso delle eccellenze mondiali. Ho avuto la fortuna di occuparmi di diversi monumenti e anche di diverse strutture fortificate, al cui interno è stato trovato qualcosa, sono stati trovati dei ritrovamenti casuali, dei piccoli indizi. Così no, questo è quel che non c'è. La cosa importante è che c'è una notevole consonanza tra il compito istituzionale della nostra soprintendenza e l'amministrazione di Arezzo, che fin da subito ha capito l'importanza di quello che stavamo scoprendo. Qualche mese fa la chiesa di San Donato in Cremona, sepolta dai francesi nell'Ottocento, ma perfettamente conservata, oggi una villa residenziale con i suoi pavimenti in mosaico che possiamo datare tra la fine del primo secolo avanti Cristo e il primo secolo d.C., perfettamente conservati. Credo che siamo solo al primo capitolo di una serie di importantissime scoperte archeologiche che seguiranno con il proseguo dei lavori della fortezza e indubbiamente porteranno un valore aggiunto a questo monumento, che già di per sé è cospicuo, ma che avrà veramente nella chiesa, nella Domus Romana e io amo sperare anche in altre cause qualcosa di eccezionale per valorizzare la storia stessa di Arezzo.